non edizione del torneo Liga Actea, partita del gruppo A di Actea Cup tra Leo Socchia e Actea United, finita 8-5 per Actea United. Abbiamo il migliore in campo di Actea United, Marco D'Agata, finita 8-5, bella prestazione da parte dei due compagni. Il primo tempo siete partiti male, siete andati in svantaggio più volte, due volte in svantaggio, poi il secondo tempo avete dilagato. Sì, dilagato, ho capito dilatato. Quello sempre. No, comunque. No, sì, il primo tempo un po' così sottotono, al solito noi iniziamo sempre male, però poi nel secondo tempo un po' ci siamo dilatati. Sì, ci siamo anche dilatati. E Flavio Sinna soprattutto si è dilatato, visto che aveva problemi con la schiena e è rimasto immobilizzato tutta la partita. Forse sarà stato un problema della partita di Olce di Bado. Sì, ieri c'è stata una partita, quindi forse ne avrà un po' risentito perché si è rifiutato di giocare tutta la partita e è voluto rimanere in campo. Quindi allora era, diciamo, una farsa, non era una partita di celibato, ma c'erano femmine nuote. Sì, sicuramente ci sarà stata tanta roba. Comunque per la partita loro sono stati molto bravi, un po' però nella parte finale si sono un po' disuniti, perché secondo me se fossero rimasti concentrati sicuramente potevano giocarsela fino all'ultimo e magari portare almeno un punto a casa. Sì, infatti, questo sicuramente. Va bene, in bocca al lupo per il prossimo torneo. Speriamo. Arrivederci.